Bentrovati anche per la nostra pagina sportiva. Iniziamo dalla Serie D. Domani il campionato nazionale torna in campo. Givi Borgo e Seravezza, le nostre lucchesi sono in testa appaiate alla classifica. Assieme al Tutto Cuoio cercheranno la fuga con il Givi Borgo che, ve lo ricordo, deve anche recuperare una gara. Il Viareggio proverà a interrompere la striscia negativa. Il Real Forte Querceta sarà impegnato sul campo difficilissimo della Pianese. La presentazione della giornata affidata al servizio di Roy Lepore. Seravezza Tutto Cuoio è sicuramente la partita clou della 28esima giornata del campionato di Serie D. Il Seravezza si presenta a questo importante appuntamento senza mister Vangioni in panchina, che sconta la seconda giornata di squalifica, né il suo secondo Martinelli, anche lui appiedato, e i calciatori Borge e Dell'Amico sono squalificati. È disponibile però il portiere Cavagnaro e entrambe le squadre hanno 49 punti in classifica. Il Givi Borgo, altra squadra in testa al torneo, riceve il San Gimignano ed anche in questo caso deve fare a meno di mister Pagliuca, squalificato fino al 7 marzo. È una grossa opportunità per incamerare 3 punti e sfruttare lo scontro diretto tra Seravezza e Tutto Cuoio. Il Viareggio se la vede con il Ponzacco sul neutro di Castelfiorentino dopo gli ultimi colpi di scena. Al posto del direttore sportivo Alberto Recolani, che è stato esonerato, c'è Gianni Petrollini, già collaboratore della società. Il magazziniere Pasquale Franceschi, che si era dimesso, è tornato. Mancheranno Bell'Uomini, squalificato per 3 giornate, gli infortunati Chiellini, Gaje e Udò. Recupera Mattei. Il Real Forte Querceta è ospite della Pianese, con le assenze di Biagini, squalificato 2 giornate, oltre a Fenati e Guidi appiedati per un turno. Quindi i nerazzurri devono fare attenzione a non perdere altri punti pesanti in classifica per non essere risucchiati nella zona play-out. Rimaniamo al calcio dilettantistico, andiamo in Valle del Serchio, gran colpo del Castelnuovo Garfagnana che investe realmente sui giovani portando al Nardini un preparatore dei portieri di grido come Davide Quironi. Per una società dilettantistica con aspirazioni importanti, guardare al futuro è fondamentale. Il Castelnuovo Garfagnana ha fatto quindi un vero e proprio colpo di mercato, portando al Nardini Davide Quironi. Già portiere della Lucchese, della Ternana e di molte altre società professionistiche, Quironi è oggi un affermatissimo preparatore e per i gialloblu un fiore all'occhiello, visto che il numero uno laziale rimane comunque anche nel giro delle nazionali. Sono felicissimo di questa decisione presa insieme al direttore Dini, perché già è qualche anno che stiamo pensando a questo progetto. È partito ora e sono strafelice e cercheremo, come ho detto prima, in questo periodo, in questi anni di nostra collaborazione, di tirar fuori qualche portiere per il calcio professionistico e ancor meglio per il Castelnuovo Garfagnana. Dal canto suo, la società ha dimostrato con i fatti di credere nell'investimento sui giovani. Esattamente, sì, oggi è una giornata importante per l'US Castelnuovo, credo per Castelnuovo in generale, perché riusciamo a concretizzare, consentitemi il termine, quello che per me è un sogno, di avere un portiere, un allenatore di portieri professionista nella nostra società, perché noi dedichiamo parecchia attenzione al settore giovanile, alla scuola calcio, insomma, ai nostri bimbi. Crediamo che il nostro futuro debba proprio partire ovviamente dal basso, quindi dal centro avviamento allo sport, dai bimbi di 5-6 anni, per arrivare poi alla prima squadra. Quindi cerchiamo di valorizzare tantissimo il settore giovanile. Rimaniamo a Castelnuovo, partecipato, costruttivo e aperto a tutti. Un incontro organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio della Toscana con le società calcistiche della Garfagnana si è tenuto allo stadio Nardini di Castelnuovo. Un vero successo, battesimo per una serie di riunioni che il Comitato regionale ha in programma nelle zone più disagiate dal punto di vista geografico. Grande consenso da parte di tutte le società. E adesso una notizia di atletica leggera, vediamo se siamo in grado di proporvela. Sì, perché Elisa Naldi della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca si è classificata quarta ai campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera con la misura di 5,90 m nel salto in lungo. Nei 60 ostacoli uomini, Andrea Pacitto è stato eliminato in semifinale con 8,17, miglior tempo tra gli esclusi.
Chiudiamo con il volley. Due atlete del Versilia Pietrasanta Volley, classe 2004, Emma Benzio e Melissa Marcu, sono state nuovamente convocate dal Comitato Regionale Toscana per gli allenamenti di selezione relativi alle qualificazioni nazionali femminili dell'anno sportivo in corso. Davvero una bella soddisfazione. È tutto per la pagina sportiva, breve break, poi la terza parte.